niente di decente in tele. Mamma, mamma, siamo pronti per andare al parco? Avete finito di fare merenda? Sì. Siete lavati i denti? Sì. Siete andati in bagno? Sì. Tu hai sistemato il ciuffo e tu i puciu? Sì, guarda com'è bello. Sì, li stretti molto così non me li devi rifare. Bene, allora possiamo andare. Dopo al parco. Dai, passa la palla. Occhio, tira una cannonata. La prendo, la prendo. E non l'ho presa. Oh no! Che c'è? La palla è finita sull'albero. Beh, saliamo e prendiamola, tanto non è tanto in alto. Non so se è una buona idea, ma hai ragione. È un'ottima idea. Beh, tu stai qui, salgo solo io, così te la lancio giù e te la prendi. Va bene. Fa attenzione. Sì. Sì, qui tutto bene, siamo al parco. Sì, ciao. Quanto mi manca. Ehi, ma sento troppo silenzio. Voglio andare a controllare. Metto il telefono in tasca. Bambini, tutto ok? Ehi, ma... Allora la vedi? Oh, sì, eccola qui. Adesso la lancio. Oh no, hai colpito il passeggino. Dai, adesso scendo. Io mi sposto così non mi atterri addosso. Ce la fai a scendere? Sì, sì, ce la faccio. Oh no! Oh mammina! Oh Santa Polenta, Jason! Vieni via! Oh no! Greta, è caduto l'albero sulla gamba di mamma! Lei è svenuta, che cosa facciamo? Non lo so, te l'avevo detto che non era una buona idea. E guarda, ci sono nonna e le zie, chiamiamole. Nonna zie, nonna zie, nonna zie. Ehi, ciao ragazze. Oh no, Rossa è in pericolo. Forza, venite anche voi ad aiutarla. Sto chiamando il 118, ma non rispondono. Non riesco ad alzarlo. Ma che cosa è successo? Ho tirato la palla sull'albero e lui è salito per recuperarla. L'ho buttata, però ho colpito il passeggino. Che ha colpito l'albero, che è caduto, cioè, io stavo cadendo e mamma mi ha salvato e mi ha buttato via, però lei non è riuscita a scappare e l'albero gli ha schiacciato la gamba ed è svenuta per il male. È tutta colpa nostra. Non vi preoccupate, ora penserà al 118 lei. Qualche ora dopo, a casa. Mammina. Aspettate che ci metto un attimo. Ditemi. Volevamo scusarci per quello che è appena successo. Non dovevo salire sull'albero. E non dovevo tirare quella cannonata. E io avrei dovuto prenderla o provare a fermarlo. Già, siamo stati degli stupidi irresponsabili. Ci spiace per tutto. State tranquilli, siete piccoli. Dai, datemi un abbraccio. Vi voglio bene. Anche noi. Intanto a casa di Rossa ed Elisa. Non lo so. Oh, sei ancora lì a quel telefono per vedere se ti scrive che non si trasferisce o che si è lasciato con la sua ragazza. Vieni, mamma. C'è bisogno del discorso o dell'incoraggiamento? Eh già. No, non serve nessun discorso di incoraggiamento. Lasciatemi in pace. E dai, Kasia, lui non era il tipo per te. Già, se ti butti così per terra, non va bene. E poi, dai, insomma, nella vita certe volte si chiude una porta, ma si apre un portone. Non capisco dove vorrete arrivare. Nel senso, io prima di Andrea ho avuto un ragazzo, si chiamava Gabriele. Però poi lui come te, cioè come Jonathan, si è trasferito e si è trovato una nuova ragazza e ci siamo lasciati. Io ero molto triste. Ma poi Andrea si è trasferito nella nostra città e ci siamo fidanzati. Lui è molto meglio di quel Gabriele. Appunto, devi andare avanti. Già, devi trovarti un altro ragazzo. Degno di te, più bello e più bravo e gentile e furbo di Jonathan. Davvero? E questa è la soluzione.
Ascolti i consigli della tua famiglia. Soprattutto di chi ha esperienza. Elisa, tu non hai esperienza. Beh, sono giovane più di te e so i tempi di... Adesso già se non mi consigli non bastano. Bene, domani cercherò di trovarmi un altro. Questa è la mia Elisa. Già, vado a preparare la cena. E ora cancella il numero di Jonathan. Va bene, se vuoi lo tieni ancora un po', ma appena te ne trovi un altro lo cancelli. Va bene, vado. Giorno dopo a scuola. Buongiorno ragazze. Buongiorno. Ehi, oggi mi sembri meno triste degli altri giorni. Già, perché ieri mia mamma e mia sorella mi hanno parlato. E l'ora che mi trovi un nuovo ragazzo. Devo dimenticare Jonathan. Infatti quando me lo troverò cancellerò il suo numero. Ma non potevi farlo subito? Vabbè. Allora, oh, che ne pensi di Mirko? È molto intelligente e va con te al corso di musica. Beh, lui non è male, ma lei lo ha già avvistato. E non voglio litigare con Carmelita. Che ne pensi di Max? Max, Max il nerd. Ma non se ne parla proprio. Tony, hai detto anche che ti piaceva. Sì, ma è popolare. No, non ce la farò mai. Ehi, ma chi è quel nuovo ragazzo? Non lo so, non l'ho mai visto. Sembra piuttosto spaesato. Devi ammettere che è carino. Carino quello. Beh, fidanzati. No, devi farlo tu. Ma dai, vai da lui. Oh, mi leggo la scarpa. Oh no, i miei fogli degli orari, tutte le cose. Li avevo appena ordinati. Oh no, mi dispiace tanto, ti aiuto a raccoglierli. Sono veramente maldestra. Dai che di solito ti toccano le mani e si innamorano. Ciao. No, non fa niente, sono io che non ti ho visto e poi avevo le scarpe legate. Slegate. Gli orari. Gli orari sono importanti, lo prendo. Scusami, io raccolgo questo e tu quello. Certo. Un po' dopo. Bene, ho sistemato tutto nell'armadietto. Ah, sì. Ora devo andare a storia. Se solo sapessi dove è l'aula. Oh, ma ti ci porto io e poi magari quando inizia, tra 10 minuti. Allora ho ancora il tempo di farti un tour veloce della scuola. Vieni, partiamo proprio da dove stanno di solito i bidelli. Ok, grazie ancora. Ma di niente. Beh, è stato più facile del previsto. Già, si sono appena conosciuti ma sono fatti l'uno per l'altro. Già. Drin! Io devo andare a scienze. Ciao. Ciao. Che bello, Rossa ha voltato pagina. Ah, diventeranno buoni amici. Forse un giorno si fidanzeranno. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti se vi è piaciuto. Ma sicuramente ho conosciuto quel nuovo ragazzo. Secondo voi chi è? Come si chiama? Da dove viene? Ma può anche non piacergli per quello. Oh beh, mettete tanti like e iscrivetevi per quello. Già, mi farebbe stare meglio. E non fate mai come noi o rischierete di far male a qualcuno. Se vi lasciate con un ragazzo, voltate pagina. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Iscriviti. E se ti sei rotto la gamba, dammi dei consigli per... insomma, per quella.